Io, cioè è impossibile parlare dello spettacolo, perché è proprio ingiusto, cioè zitti, anzi guai chi ne parla, appunto a casa, uno, cioè se mi succede una cosa del genere io muoio, credo. Però, no, allora, vabbè, ma poi, chi c'è, io amo Romeo, cioè è una compagnia davvero che ogni volta, vabbè, per me è straordinaria, poi è famosissima in tutto il mondo, nel senso che bello, finalmente una compagnia italiana che ha un respiro mondiale. Quindi io quando ho saputo che Andrea mi invitava qua, fantastico, che bello, ci dobbiamo, insomma, appunto per difendere il teatro, comunque fare cose, eccetera. Quindi proprio artisticamente, cioè, ma ci mancherebbe altro, cioè io anzi mi incazzerei un po', proprio per difendere appunto uno spettacolo, appunto, che non può essere giudicato, secondo me. No, questa. Seconda cosa, quindi no, però è molto importante per me invece essere qua, cioè appunto per difendere chiaramente il diritto di vedere, di amare, di pensarla, di interrogarsi appunto, e tutto quello che abbiamo detto appunto ora. Anch'io sapevo delle minacce, quindi ho scritto appunto una cosa alla mamma, che se mai fosse successo qualcosa, addio. Però appunto c'era nel testo di Anton, no? Cioè a un certo punto c'è uno che dice: fino a quando non ti minacciano di vita, aiutami, tu non vali così, cioè fino a quando non rompi le scatole al mondo, significa che il segno tuo è, insomma, debole. In questo caso lo spettacolo è forte, in questo caso la scelta di André è forte. Quindi io personalmente, conto, insomma, cioè, vabbè, come ragazzo, no, vabbè, sono qua chiaramente per dire, cioè, sì, cioè, ma come, cioè, ma chi viene in mente di permettersi una cosa del genere? Ma pure se fosse blasfemo, pure se fosse, non lo so, per me non lo è.